paese ai giovani, alla generazione Z? Beh, innanzitutto bisogna ascoltarla, la generazione Z. Sono 2 miliardi i giovani che appartengono a questa fascia di età e chiaramente 2 miliardi di giovani nel mondo, che mi auguro nel numero più grande possibile, verranno in Italia. Quindi innanzitutto farli venire. E dopo come farli venire? Cos'è che vogliono? Qual è la loro idea di nuovo turismo? Ecco, questi due temi sono strettamente collegati. Il primo riguarda la rivoluzione digitale, perché questa è una generazione che parla una lingua diversa, è nata con internet, ha strumenti diversi che cambiano giorno per giorno e noi ci dobbiamo adeguare a quello che è il loro linguaggio. Non è un caso che nel PNRR abbiamo messo proprio degli investimenti importanti come turismo proprio sul lab digitale, sulla rivoluzione digitale del settore turistico, e stiamo già partendo, il sito sta già cambiando settimana in settimana e da dopo l'estate avremo finalmente anche un'applicazione e quindi si va a intercettare quello che è il nuovo linguaggio, la nuova esigenza. Ma oltre a questo c'è un turismo che è cambiato e i giovani ne sono i principali interpreti. Questo tema della sostenibilità non è una moda, ma è un driver con cui vengono scelte le destinazioni turistiche. I giovani sono direttamente turisti e orientano le scelte dei genitori, per cui bisogna capire qual è la loro idea di sostenibilità. E per esempio, parlando con questi ragazzi che vengono da tutto il mondo, scopriamo che c'è un'attenzione molto molto forte, per esempio, al turismo accessibile e quindi un'attenzione particolare alle persone con disabilità, all'inclusione. C'è per esempio un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, ma questo lo diamo per scontato. Però non dobbiamo dare per scontato che le destinazioni vengono scelte in base al grado di sostenibilità ambientale delle strutture che ricevono, delle comunità, dei paesi che li ricevono. Ecco, tutto questo si tiene, così come si tiene la volontà di avere un'esperienza di turismo diversa, quindi non solo selfie me ne vado, ma entrare nella comunità, vivere nella comunità, capire rispettando la comunità. E questo è anche un tema molto importante di approccio differente dei giovani di questo nuovo turismo, nonché tutto lo sviluppo del turismo all'aria aperta, l'open air, del turismo attivo legato allo sport. Perché questo sport diffuso ormai sta prendendo piede e sta diventando un fenomeno di massa. Pensiamo allo sviluppo enorme del cicloturismo con le bike, ma poi ci sono i cammini, c'è il trekking, c'è chi corre. Ecco, tutte queste esigenze vanno messe insieme per incontrare una domanda che è cambiata. La stagione turistica in Italia è iniziata con numeri importantissimi, tanta voglia d'Italia, non siamo pronti. Allora, è stato efficacemente definito revenge tourism, c'è proprio questa voglia di rivalsa e lo vediamo nei numeri. I numeri sono onestamente superiori alle aspettative. In tante realtà abbiamo già oggi raggiunto i numeri del 2019, che è stato l'anno boom del turismo in Italia. Per cui è credibile che a fine anno raggiungeremo i numeri del 19, se non di più in tante realtà. Questo considerando che i primi mesi c'erano ancora le restrizioni, è chiaramente un risultato eccezionale. Però il nostro obiettivo è stabilizzare questo risultato, anzi crescere ulteriormente nei prossimi anni. Però per farlo ci dobbiamo organizzare e i suggerimenti che ci danno questi ragazzi sono fondamentali. Bisogna già pensare alla difficoltà che ci sono sul personale, stanno limitando l'offerta, ci sono tantissime realtà, alberghi che limitano il numero di camere perché non riescono a garantire il servizio, alberghi che fanno ristorazione solo la sera oppure non la fanno neanche perché non riescono a garantire il servizio, ristoranti che sono aperti solo la sera oppure solo a mezzogiorno perché non riescono a garantire il servizio. È oggettivamente un dramma, bisognerà analizzare bene perché non c'è questo incrocio domanda e offerta. Se hai il 9% di disoccupazione e ti mancano 350.000 persone solo nel turismo, è evidente che qualcosa non quadra. Bisogna capire quali sono tutti i fenomeni che fanno sì che non ci sia questo incontro domanda e offerta e organizzarsi a breve, medio, lungo termine, perché l'anno 21 non possiamo ritrovarci nella stessa situazione.